Buonasera amici di Sportland e benvenuti alla quinta giornata della Coppa Primavera Ticketmaster Calcio 7 Open, girone A. Si affrontano CZ e Lokomotiv. Vediamo chi avrà la meglio. Riva, Romano, apre tutto per il mancino in porta da parte di Lupo. Gran risposta del portiere di CZ, Mercuri, bravissimo. Conclusione in porta! Arriva il vantaggio di Lokomotiv dopo 3 minuti di gioco. Golasso del numero 10. Qui gran palla dentro. Palla che va sul fondo di pochissimo. Ancora molto pericolosa Lokomotiv, che ha iniziato bene questa partita. Qui occhio. Conclusione con il destro forte da parte di Gino Critelli. Conclusione con il mancino di Pugliese, gran parata di Bottini. Qui occhio, Lupo arriva in corsa col sinistro, calcia e segna un gol fantastico. Lupo al minuto 20. Buono il lancio, il tocco dentro, tutto buono. Destro, palla, rete, gran gol da parte di Cipparone, che controlla un pallone difficilissimo. Qui tocco dentro, colpo di testa e gran parata di Bottini. Qui occhio, conforto, calcia col destro, palo pieno e poi la palla non entra. E gol, viene dato il gol, incredibile, viene dato il gol, si lamenta Bottini. Adesso CZ per addirittura andare a ribaltarla completamente, siamo intorno all'area. Destro e arriva il 3-2. Pugliese. In pochissimi minuti CZ ribalta la partita da 2-0 a 3-2. Calcio di punizione. Battuta forte in porta, dai, arriva, gran parata del portiere, poi calcia alto Capellupo. Qui occhio, conclusione in porta, rete! 3-3! Con il gol ancora una volta del numero 3, Lupo. Ultima chance col mancino, miracolo di Bottini, cagliò un passo dal gol, colpo di testa che non arriva, finisce qui. Allora, siamo qua con Lupo, qui chiediamo subito, partita intensa, combattuta, siete avanti, poi vi hanno ripreso e per l'ultimo minuto di nuovo tu ci hai pensato per il gol del pareggio, dici com'è andata? È un peccato perché sembravamo in controllo della partita nel primo tempo, poi abbiamo avuto un blackout che in questo torneo ci sta capitando un po' spesso e per fortuna si è riuscita a tirarla su grazie al gioco di squadra che è mancato inizio secondo tempo e non ci ha permesso di giocare come sappiamo. Esatto, abbiamo visto questo blackout improvviso, poi però la voglia di reagire nell'ultimo minuto di gioco è arrivato il gol che insomma stavate cercando con insistenza e sì. Dici tu, non mollare mai comunque uno no, dei morti, no, anche quello, cioè questo è il carattere che abbiamo sviluppato quest'anno, diciamo però che quando ci siamo messi a giocare palla a terra con due tocchi siamo andati in porta abbastanza facile. Quando abbiamo cercato di fare cose troppo complicate, cose che non sono le nostre corde, abbiamo dato la partita a loro praticamente. Per fortuna siamo riusciti a raddrizzarla con questo pareggio. Perfetto, complimenti e alla prossima. Grazie.